difensore preferito della Juventus? Difensore preferito della Juventus? Allora, ho avuto una grande fortuna nella mia carriera di giocare in grandissime squadre. E le grandissime squadre sono composte da grandissimi giocatori, grandissimi difensori. E spesso e volentieri è coinciso col fatto che questi difensori fossero anche difensori della nazionale. Devo dire che sono stato abituato veramente bene. Porteresti Totti all'Europeo? Porterei Totti all'Europeo? Beh, Totti si porta ovunque, perché Totti sta bene ovunque. E di conseguenza penso che un giocatore come lui, col suo talento, potrebbe in qualsiasi momento della partita decidere l'incontro. E di conseguenza, sai, i giocatori con quelle qualità sono veramente pochi. E per cui per Totti si fa tutto. Secondo te la prossima stagione è buona per la Champions? Ma secondo me la prossima stagione sarà una stagione importante. Credo che partiremo con una squadra altamente competitiva e penso che avremo ancora di più consapevolezza e forza di essere una squadra che può arrivare fino in fondo. Chi vorresti come allenatore nazionale dopo Conte? Dopo Conte vorrei sicuramente un allenatore che abbia tanto coraggio, perché in questo momento prendere in mano una nazionale che sta un po' soffrendo come la nostra ha bisogno di tanto entusiasmo e tanto coraggio per fare questa scelta e prendersi questa responsabilità. Per cui chiunque abbia queste due peculiarità, queste due caratteristiche, è il benvenuto. Però in mezzo a queste cose, diciamo, difficoltose e negative, ce n'è una che non dobbiamo mai scordare, che quando si veste la maglia della nazionale o quando si rappresenta l'Italia, c'è un grande senso d'appartenenza che ti tocca e c'è una grande e bellissima responsabilità. Che cosa ti ha spinto a fare il portiere? Il portiere mi ha spinto innanzitutto la voglia di differenziarmi dagli altri, no? Perché alla fine avere un completino proprio, dei guanti, è un qualcosa che nell'immaginario di un bimbo secondo me è molto, molto attraente. E poi anche il fatto di avere delle doti e una predisposizione naturale. E poi devo avere un pizzico di sano masochismo, perché alla fine il portiere, chi fa il portiere, deve avere anche quello. Finita la carriera da calciatore, cosa avresti voglia di fare? Cosa vorrei fare di preciso? Non lo so ancora. Sicuramente spero che questi 20 anni e passa di carriera e militanza nel calcio facciano sì che possa essere uno strumento per poter migliorare se possibile, per poter insegnare se ne avrò la capacità, un qualcosa di positivo nel nostro mondo. Vorresti le Olimpiadi nel 2024? Le Olimpiadi a Roma nel 2024 sarebbe il sogno di tutti noi italiani, perché ci permetterebbe di confrontarci con tantissime realtà che prima le hanno ospitate e far vedere che noi italiani, un po' per fortuna ereditata, perché abbiamo un paese bellissimo, ricco di ogni bene, e un po' anche per meriti, non siamo secondi a nessuno.